Ciao amici, sono Panino Tubo e oggi ritorniamo su Ice Cream 2. Wow, che bello, che bello! Ho già pubblicato ieri un video su questo gioco, vi è piaciuto davvero tanto, sta andando benissimo il video e io vi ringrazio davvero tanto. Purtroppo nel video precedente non sono riuscito a completare il capitolo perché c'era un bug alla fine. Adesso c'è stato un nuovo aggiornamento e spero che questo bug sia stato risolto, così finalmente andremo a completare questo capitolo e andremo a salvare la sorella di Charlie. Ma prima di cominciare, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Se volete essere salutati alla fine del prossimo video, scrivete qui sotto nei commenti la parte del video che più vi è piaciuta e poi Panino salutami. Vi ricordo che tutti i saluti sono messi alla fine del video. Proprio in fondo al video c'è una lista con tutti i nomi. Ma adesso io direi di partire subito. Iniziamo qua e tocchiamo play. Direi di fare questo video in difficoltà normale, così pian piano riusciamo a vincere questo capitolo, una volta per tutte. Eccoci qua, adesso si comincia. Ok, sì, qui c'è sempre il classico filmato, ma direi a questo giro di skippare i filmati iniziali, tanto sono sempre quelli. Li abbiamo già visti nel video di ieri. Allora, ho scoperto una cosa. Se io inserisco qua il nome di qualche canale YouTube, accade qualcosa. Non so se voi vi ricordate, nel cinema c'era tipo il film Panino Tube, no? Ecco, se io scrivo Panino Tube qua, all'interno di questo PC, una volta che andiamo al cinema, partirà un mio video dove gioco su Ice Cream. È tipo un easter egg, funziona anche con altri YouTuber. Quindi inseriamo qua Panino Tube, l'unica cosa è che per farlo funzionare bisogna essere collegati ad internet. Io non sono collegato ad internet, quindi non comparirà nessun mio video. Allora, cerchiamo subito qua le coperte per poter scendere dalla finestra. Sì, perché a sto giro non c'è la corda, ma c'è la coperta che noi leghiamo qua e scendiamo tranquillamente. Prendiamo pure la fionda. No, anzi, la fionda no, la prendiamo più tardi. Prima andiamo ad inserire la mappa. Va. Voilà! Rod, come stai? Come stai? Ieri ci siamo divertiti per bene insieme, eh? Ok, inserito. Mappa attaccata. Adesso saremo sopra e andiamo a prendere la fionda. Va, che bella. La fionda ci servirà perché poi nello stall dovremo prendere le cutting pliers. E penso che prendere le cutting pliers all'interno dello stall sia una delle cose più difficili del gioco. Perché una volta che Rod entra dentro lo stall, dentro il magazzino, non c'è un modo per poter scappare. Mamma mia, Rod, mannaggia a te. Buonasera, gelataio, come stai? Io vorrei colpirlo con la fionda, però poi non voglio sprecare le munizioni. Dove vai? Perché si blocca? Via, via, via. Ciao, Rod. C'era quel pupazzo di neve che mi aveva bloccato. Ok, devo riuscire a trovare il modo per non farmi prendere da Rod. Speriamo che non mi abbia visto entrare. E invece mi sa che è lì davanti. Rod, mannaggia a te. Ok, andiamo direttamente qua nello stall. Andiamo subito a fare la cosa della candela, il passaggio per poter recuperare la candela. Ah, molti mi hanno detto nel video precedente che questo uomo qua, questa persona qua, è Rod da giovane, quando era ragazzo. Potrebbe essere, io comunque sto ancora indagando, sto facendo le traduzioni dei vari dialoghi, poi in un video vi farò vedere tutto quanto tradotto e cercheremo di capire meglio il mistero di Rod. Rod, eccolo là, prendi qua, mannaggia te. Ok, andiamo subito a prendere qua le cutting pliers, vediamo se stanno qui dentro. No, mannaggia, devo prenderle subito, devo fare in modo che Rod non mi prenda. Prendi ste cutting pliers. Ok, andiamocene subito via. Dove sta Rod? Ok, Rod non è di qua. Meno male, meno male. Taglia qua i fili, ok. Prendi ste candele, prendile subito, mannaggia, prima che venga il gelataio. Ok, perfetto. Chiudiamo qua e andiamole subito a mettere qua al cimitero. Va, che bello. Così già un oggetto l'abbiamo recuperato. Dobbiamo recuperare l'accendino che ci droppa Rod. Nel video precedente non ho potuto recuperare questo accendino perché Rod era bloccato. Sì, va bene, non importa. L'importante è che posso passare, va? Ok, andiamo subito a mettere queste candele, ma prima dobbiamo sorbirci il filmato. Ma per fortuna possiamo skipparlo, perché tanto l'abbiamo già visto, ok. Mettiamo le candele qua. No, no, Rod, ti ho messo le candele, perché non passa qui in mezzo? Vai lì! Oh, mannaggia. Via! Rod, non mi vedi, vero? Non mi hai visto?
Vai di là, ti ho piazzato le candele. Mamma mia. E invece mi ha visto. Mannaggia a lui. Mannaggia a te, Rod. Dove? No, no, no. E va bene, dai! Mi ero bloccato, ero finito in un vicolo cieco! Eh sì, sono stato catturato una volta, ci può stare. Allora, dobbiamo trovare una chiave per poter scappare dalla porta di là, quindi cerchiamola subito. Chiave, dove sei? Dove sei, chiave? Ti prego, sbuca fuori, ok. Apriamo qua. Dov'è Rod? Via, subito me lo sono trovato! Ciao, Rod! Lasciami stare! Oh mamma mia! Ditemi che non mi ha visto! Ditemi che non mi ha visto, ok? Andiamo al cimitero, va! Mamma mia! Oh! 3 ore per farmi droppare un oggetto a sto cimitero! Rod? Dove si trova? Dove sta Rod? Gelataio? So, poi dove c'è la tomba? Dove ho piazzato le candele? Rod? Vieni qua, mannaggia a te! Su, vai! Vedi dove ho piazzato le candele, veloce, veloce! Su, te l'ho messe lì, vai lì, davanti, dai! Oh, finalmente ce l'ha fatta! Finalmente! È lì davanti! Adesso aspettiamo solo un attimo che si allontani e recuperiamo l'accendino che ha lasciato! Ok, perfetto, bravo Rod, bravo! Ora puoi pure andartene via! L'accendino direi di lasciarlo lì, lo recuperiamo quando ci serve! Vai via Rod, dai! Via, scappiamocene. Mannaggia sto gelataio. Di qua. Oh, meno male. Ce ne andiamo al circo finalmente. Ce ne possiamo andare al circo. Siamo riusciti a farci droppare questo accendino. Che alla fine quell'oggetto ci serviva soltanto. Ci serviva soltanto più l'accendino per poter vincere. Per poter andare avanti, eravamo arrivati alla fine del video precedente, ma purtroppo non siamo riusciti a farlo. Ok, adesso dobbiamo fare una cosa che a me non piace. Dobbiamo rovistare tutti questi cestini. Una cosa che io ho sempre odiato qui su Ice Cream. Anche nel capitolo precedente, dovevo rovistare questi cestini della caffetteria e dovevo trovare gli oggetti. Mamma mia, Rod! Vediamo se riesco in tempo. No, niente. Mannaggia Rod, via. Che poi è pure lento a rovistare. Cioè, fosse più rapido vedere tutti questi cestini. Io l'avrei fatto tutto tranquillamente. Poi anche lì c'è Charlie, c'è tua sorella che è tenuta prigioniera da Rod. E tu che fai? Non mi apri la porta. Devo per forza avere sta carta per poter entrare. Ah, che roba. 3 ore e vedere solo sti cestini, che poi puntualmente è sempre l'ultimo. L'ultimo che vado a vedere è sempre il cestino che contiene l'oggetto che ci serve. No, niente. Partiamo con questo. Vai, prima che arriva Rod. Prima. Veloce. No, niente. E dove sta? Ah, forse ho capito qual è il cestino. Quello vicino al furgone. Mamma mia. Ecco, devo perdere tempo solo a vedere sti cestini. Mannaggia. Su, vedi qua. Oh, dai, veloce. Oh, trovato finalmente. Allora, devo fare in modo che Rod non mi rincorra, perché adesso devo entrare dentro l'appartamento del guardiano. E non vorrei che Rod entri con me nell'appartamento, quindi seminiamolo per bene, va? Quindi passiamo qui di lato. Per fortuna questa zona è bella grande, quindi si riesce a seminare per bene il nemico. Andiamo di qua, Rod, non mi trovare, non mi vedere, ok? Boh, è sparito proprio definitivamente. Ok, possiamo salire di sopra. Perfetto, andiamo a recuperare il cibo per il gatto. Il cibo per il gatto si trova, chiudiamo subito qua, in uno di questi cassetti. Quindi apriamo, veloce. Veloci, non è qui dentro. Vediamo se sta nella spazzatura. Eh sì, e perché nella spazzatura? Ok. Scendiamo sotto. Dov'è? Ah, stava nel circo. Sempre da lì sbuca fuori Rod, eh? Sempre da lì esci fuori. Lasciamo qui dentro la scatola del cibo del gatto e andiamocene subito via, va? Andiamo a recuperare adesso la stampella, così possiamo entrare dentro il tetto.
Del circo, però devo allontanare Rod definitivamente, non posso farlo avvicinare di qua. Così recupero tempo e posso andare avanti tranquillamente. Rod, vado da qua, eh. Tu seguimi, vieni di qua, bravo, bravo, bravo. E ora ce ne andiamo velocemente. Sapete cosa sono utili qua? Le scarpe di Von Nan, quelle scarpe che aumentano la velocità. Mamma mia, quelle sì che sarebbero molto utili, soprattutto qua. In questo gioco, in questa mappa. Ok, saliamo di sopra. Dai, ce la stiamo facendo. Per ora siamo ad un buon punto. Ho perso soltanto una vita così, però dai. Si recupera tutto, si recupera. Ok, recuperiamo qua la hangar. Perfetto. Andiamo di sopra. E andiamo ad aggrapparci qui sopra. Bene, bene, bene. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, sali, sali, sali. Ok. Wow, che bello, che bello. Ok. Spostiamo questo e ora scendiamo lungo la fognatura. Non so cosa succede se io mi butto nell'acqua della fogna. Non voglio provare. Ora come ora non voglio provare a farlo. Voglio soltanto riuscire a fare sto capitolo. Ok, andiamo di qua. Ok, mi sono perso. Ok, non trovavo più tutto quanto qua. Ok, meno male, meno male. Ok, apri qua. Perfetto, qui dobbiamo andare a recuperare la chiave che sta nel cinema, ma a noi andiamo di qua adesso. Quindi andiamo di qua, apriamo questa porta. Rod sta di là. Ok, e io me ne vado via, me ne vado via. Andiamo a recuperare per prima cosa il gatto. Il gatto si trova dentro il cimitero. Abbiamo già qua il cibo, quindi possiamo farlo tranquillamente. Ok, andiamo di qua, ce ne andiamo al cimitero. A me il cimitero ricorda tanto i Von Nan, perché è proprio quell'ambientazione in quel modo. Quel tipo di ambiente. Ok, vediamo solo dove si trova Rod. È là. Dai però. Cioè, proprio qui vicino doveva essere. Proprio di qua. Mamma mia. Ok. Mettiamo qua subito il cibo, così il gatto scende. Rod è proprio lì dietro, quindi devo fare molta attenzione. Recuperiamo il gatto e ce ne andiamo via. Ok, possiamo andarcene al cinema. Andiamo al cinema e andiamo a recuperare i seguenti oggetti. L'orologio, quello là a forma di gatto, e poi il profumo e la chiave. Vabbè, Rod, subito qua ti fai trovare, mannaggia. Proprio velocemente, eh. Veloce, veloce, subito, eh. Nel frattempo apro qua i garage, sperando di trovare subito gli oggetti che mi servono. Ecco, ecco qua, ho trovato subito il profumo. Andiamo a vedere di qua se troviamo la chiave. Ecco, guardate qua, qui c'è panino tube caricamento. Se io fossi stato connesso a internet, avessi avuto la connessione, ok, ho trovato tutti quanti gli oggetti, adesso lì sarebbe comparso un mio video, si sarebbe visto un mio video, e questo qua sarebbe un easter egg. Andiamo subito a sostituire qua. Rod, non sei qui dentro, vero? Ok. Dov'è? Dai però, Rod! Fammi sostituire solo sto gatto! Poi ti lascio stare! Ti lascio stare! Ma com'è che appena mi avvicino di là tu vieni? Mannaggia te, Rod! Mannaggia te! Prima con le candele! Ora con il gatto ti ci metti! Lasciami stare! Ok, gli oggetti li ho recuperati tutti! Li ho trovati tutti, finalmente! E quasi ci mette sto macellaio! Sì, macellaio, va bene, sto gelataio! Via, via, via. Tra l'altro, guardate qua, i camion di Nan Cola. La cola di Evil Nan. Ok, andiamo di qua. Sostituiamo subito sto gatto. Vi faccio vedere qua anche cosa c'è. C'è il film di Evil Nan. Io lo voglio andare a vedere. Ok, dove sta Rod? Dov'è Rod? Ok, andiamo a piazzare subito questo qua qui dentro. Andiamo a recuperare subito il profumo che sta di qua. Dov'è? Dov'è? Mamma mia. In sto nuovo capitolo Rod è tipo, non so, sbuca dal nulla all'improvviso. Quando meno te lo aspetti. Andiamo a piazzare subito qua il profumo. E andiamo a prendere la chiave direttamente. La chiave l'abbiamo trovata di qua. Dove c'è la macchina col peluche di sopra. Ok, perfetto. Prendi qua. Allen Wrench, perfetto. Ora devo riuscire ad entrare nel furgone. Quindi devo seminare il gelataio, devo seminare ice cream, che sta di là. Ok, ok, dovrei farcela, dovrei farcela. Andiamo velocemente e andiamo a recuperare subito il contenitore del gas. Chiudi qua e ce ne andiamo qua nel circo. Adesso mi sembra che dobbiamo fare tutto quanto qua nel circo, non dobbiamo spostarci. Sì, poi dopo dovremmo tornare nel cimitero,
Ma con questo andiamo prima a recuperare la bombola a gas che si trova di qua. Allora, Rod, non mi sbucare dal nulla come stai facendo te ultimamente, eh? Che sei un coso che sbuca dal nulla. Ok, apriamo qua, chiudi subito, ce ne andiamo subito qui sotto e dobbiamo fare attenzione perché adesso noi prendendo qui sotto la bombola a gas facciamo rumore. Facciamo del rumore e quindi attiriamo Rod. Ok, dai, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Vai, vai e vai. Ok. Sto coso comunque da tenere in mano deve essere molto pesante. Io mi sto immaginando il fanciullo che sta tenendo in mano questo e starà facendo una fatica con le braccia. Uela! Ciao Rod! Ciao Rod! Mannaggia, subito così! Vedete, subito, sbuca dal nulla! Ok, gettiamo questo subito qua. Recuperiamo il profumo. E questo profumo lo andiamo a consegnare a Mike. Quindi andiamo direttamente da Mike, senza farci prendere dal gelataio. Quindi andiamo direttamente qua. Dite che mi fanno già entrare. No! Non posso entrare perché c'è il nemico in giro. Ok, ora posso entrare. Vabbè! Dov'è? Che roba! Appena ho toccato lì subito. Dai, Rod, che roba! Fammi entrare, mannaggia! Non te lo do il profumo non è per te! È per Mike! Devo darlo a Mike! Non te lo voglio regalare! Ok, vediamo se ora ce la facciamo a passare di qua. Vediamo. Oh, ce la stiamo facendo. Ok, andiamo a consegnare qua il profumo a Mike. Sì, tutto bene, tutto bene. Sì, dammi questo oggetto, dammi che mi serve questo oggetto. Sì, ok. Tieni, tieni. Oh, perfetto, grazie mille, Mike, grazie mille. Ok, questo oggetto ci servirà, però adesso dobbiamo andare al cimitero, perché finalmente abbiamo tutti quanti gli oggetti che ci servono per poter liberare la sorella di Charlie. Quindi andiamo, andiamo, andiamo. Molto bene, dai, che ce la stiamo facendo. Ah, qui sempre il solito filmato, però vabbè, lo saltiamo. Poi comunque, come vi ho detto, farò un video dove tradurrò tutto quanto. Ok, perfetto. Ci serve questo. Ora però ho fatto rumore. Speriamo, speriamo di non trovarci qui, Rod. Ok. Metti qua sopra la colonna. Ora andiamo a. Oh, mamma mia, mi sono preso un colpo appena l'ho visto uscire dal furgone. Mi sono preso un colpo e mi sono bloccato. Va bene. Ok, va bene. Dobbiamo uscire. Come usciamo? Abbassiamo qua il coso e ce ne andiamo di qua. Dai, non posso perdere alla fine. Non posso. Ok. Usciamo qua dal tetto. Cerchiamo solo di vedere dove sta Rod. Rod sta di qua, però non voglio fare mosse azzardate. Per nulla. No, non voglio fare cose azzardate. Quindi direi di farmi rincorrere qua intorno. Rod, vieni qua, ci facciamo una bella passeggiata qui intorno. Ok. Perfetto, vado subito di qua, via 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 e ce ne scappiamo. Apri qua. Prendiamo subito questo, Analog Clock Alarm, ok, e ce ne andiamo al cimitero. Ora spero di non farmi prendere così all'improvviso da Rod. Oh, questa qua che parla sempre, mannaggia, sempre che parla. E te pareva che non mi trovavo Rod di qua. Ok, passiamo da qua, andiamo qui sotto, ok, andiamo subito ad inserire qua l'orologio e dopodiché andiamo a prendere l'accendino che Rod ci ha droppato vicino alle candele, ok. Andiamo di qua. Matchbox, ok. Andiamo qua. Via, 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 adesso qualcosa scoppierà. Speriamo che scoppia vicino a Rod. No, mi sa di no. Volevo godermi l'esplosione, no! Volevo vedermela, però c'era Rod davanti. Andiamo a recuperare la chiave che ho lasciato qua, dentro il furgone. La chiave sarebbe quell'oggetto raro che ci ha dato Mike. Ci servirà, ci servirà. Rod, però, mannaggia a te, ma che sei diventato intelligente? Ormai conosci le mie mosse, riesci a prevedere i miei passi, ciò che faccio. Andiamo di qua, ok. Veloci, veloci. E andiamo ad aprire qua subito. Perfetto, apriamo qua. Prendiamo la Cage Key. La chiave per liberare la sorella di Charlie. Ok.
Rod, dove sei? Dove sei? Posso andare al furgone o mi ritrovo te davanti? Oh. Bene, andiamo verso il furgone. Rod? Ok. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene via. Abbiamo completato il capitolo e ora godiamoci il filmato finale. Oh, ce l'abbiamo fatta, su. Slega qua. E ora ce ne scappiamo via verso la libertà. Che è tutto quel latte? Cosa? Non può perché non vuole farsi male. Ma dai! C'è tutta sta fatica che ho fatto per liberarti e ora non te ne vuoi andare via dal furgone. Ma guarda te un po'. Lì c'è Mike che serve il profumo. Guardate, Charlie e Liz, sua sorella. Quindi si chiama Liz, la sorella di Charlie. Non capisco cosa sta succedendo. Aspetta, Liz! No, ha lanciato il profumo. Cos'è il profumo? Oh mamma, praticamente Mike è innamorato di Liz, la sorella di Charlie. E però Liz purtroppo è andata giù. Va bene, siamo riusciti a fare il secondo capitolo. Ovviamente penso che libereremo la sorella di Charlie e comunque faremo delle cose nuove in un prossimo capitolo. Vi dico che comunque i video su questo secondo capitolo non finiscono qua perché ci sono tanti altri segreti che voglio mostrare, tante altre cose che non ho potuto farlo adesso in questo video perché dovevo scappare via. Avevo un gelataio che mi rincorreva. Cioè, cercate di capirmi. Va bene, dai, direi di finire qua questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo in un prossimo video. Come sempre, vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buonanotte. E adesso saluto chi ha chiesto di essere salutato e anche scritto la parte del video che più gli è piaciuta. Ciao a tutti!